Seconda prova d'attrice, stavolta da coprotagonista, per la giovane Leonora Fani, all'epoca ventenne. Probabilmente grazie al discreto successo di questa pellicola, se in seguito alla Fani verranno quasi sempre offerti ruoli di adolescente inquieta in preda a fremiti sessuali. Ma d'altronde il titolo è programmatico e non ammette dubbi. Certo, chi si aspetta una commedia sexy un po' spinta resterà deluso. Si ride ben poco, soprattutto grazie alle scombinate e alquanto irritanti battute di Pupo De Luca, che più che strappare un sorriso sortiscono l'effetto contrario. Però in compenso il tasso di erotismo è presente in buona quantità e l'elemento un po' morboso che tanto spesso ha caratterizzato il nostro cinema di genere in quegli anni non manca di certo. Insomma, il film mantiene ciò che promette nel titolo. Non è mai stato spacciato per una commedia, anche se qualche catalogatore distratto lo classifica come tale e magari non l'ha nemmeno visto, e questo ci sembra decisamente onesto. Fabio, Philippe Leroy, scrittore in profonda crisi creativa e reduce da un esaurimento nervoso, si reca dopo qualche anno a Ischia per trascorrere una mini vacanza nel periodo di Pasqua. Qui ritrova alcuni vecchi amici, tra cui un ricco industriale, Pupo De Luca, sua moglie Clara, Dana Ghia, con la quale aveva avuto tempo prima una relazione, e la loro giovane figlia adolescente Ornella, Leonora Fani. La ragazzina, appena diciottenne per l'appunto, comincia con il maturo scrittore un gioco di seduzione fatto di continue, sfrontate e insistenti provocazioni, salvo poi lasciarlo sempre a bocca asciutta al momento di concludere. Indispettito dall'ennesimo rifiuto della giovane, che poi si concede invece a un suo coetaneo, Fabio telefona a Silvia, Barbara Boucher, un'attrice e sua ex compagna ancora innamorata di lui, invitandola a raggiungerlo per trascorrere insieme il resto della vacanza. Tra i due riscoppia la passione e ciò scatena la feroce gelosia di Ornella. Triste e pessimista, il film, più che ruotare intorno alla Fani, si sofferma moltissimo sulla controversa figura di Leroy, bravissimo a rendere il suo personaggio davvero intenso e tormentato. Il dialogo finale tra lui e la Boucher, brava e convincente anche lei, tocca vette di drammaticità inusitate. Musiche appropriate di Berto Pisano e interessante ambientazione con bellissime panoramiche di un Ischia affascinante come non mai, anche in bassa stagione, lo rendono un film ingiustamente finito nel dimenticatoio, sicuramente da riscoprire, per la regia di Giuliano Biagetti. L'articolo completo lo trovate su ilmiovizio, una stanza chiusa.wordpress.com.